la predicazione della parola di Dio ci sono almeno 5/6, se non di più, ognuno può aggiungere quello che sente, e io ho individuato questo, che ti impediscono di apprendere la parola di Dio. Apprendere la parola di Dio richiede tutta la tua attenzione. E voi sapete, o meglio, possiamo imparare che ci sono modi per prendere l'attenzione dei nostri bambini. Per esempio, sorella Patti, quando tu vuoi l'attenzione di Arlet, un esempio. Mi mostro qualche gioco, E cosa succede? lei gira. E lascia tutto. Amen. E ci sono tanti, qualcuno ha un altro esempio di come prendere l'attenzione dei propri figli quando non ascoltano? Sempre c'è un qualcosa nei bambini che gli aiuta a prendere la tua attenzione. Amen. Ma sempre ci sono anche altre cose che li portano a togliere l'attenzione. Nello stesso modo, durante la predicazione della parola, la predicazione all'inizio prende la tua attenzione, ma ci sono cose nella nostra vita che sono problemi per portare l'attenzione. Voi sapete che perdere 5 secondi, 10 secondi della parola di Dio può essere molto importante, perché puoi perdere tutto quello che è la parola di Dio. Amen. E andare frequentemente al bagno diventa un problema per chi ascolta la parola di Dio. Ed è curioso che ho visto in molti punti, che molti posti, scusate, non punti, che arriva la parola di Dio e molti hanno problemi di incontinenza. Qual è un problema serio? Chiedi al Signore, aiutami, perché ti fa perdere l'attenzione alla parola di Dio. Amen. La parola dice che abbiamo libertà di alzarci, ma quando ci alziamo per distrazioni, quello è un problema per apprendere la parola di Dio. Amen. E come abbiamo già detto altre volte, mangiare, eccetera, eccetera, portano non solo, magari non necessariamente alla persona che lo fa, ma immaginate una persona che sta vicino a te. Qualcuno è stato di voi al cinema nel passato? Ok? Cosa c'è scritto prima di entrare nella sala? Silenzio. Silenzio. A qualcuno le è capitato di stare vicino a una persona che mangia? O vicino a una persona che sta con l'amico, l'amica, la moglie, e già ne sta parlando, oh, quella scena. Cioè, qualcuno prima o poi si alza e dice, per favore, silenzio, perché non sto capendo niente. Così è spiritualmente nel culto, durante la predicazione. Sempre il nemico proverà a portare distrazioni affinché noi perdiamo l'attenzione, o qualcuno perda l'attenzione. E chi perde l'attenzione? Chi non ha cominciato bene la giornata personalmente col Signore. I 10 punti che abbiamo letto sono parte della nostra giornata. Amen. Quindi, fratelli, sono situazioni un po' difficili, ma sono situazioni critiche, perché alla fine, come ha detto la cara sorella Patti, piccole cose che sembrano normali, perché ci siamo abituati, non ci rendiamo conto che ci allontanano da Dio. Amen. E questo è importante. Un altro esempio, prima di arrivare al primo verso, è la velocità. Che significa la velocità nel Signore? Ho un problema. Pastore, dammi la risposta. Voglio sapere la risposta. Lei non mi risponde? Lei non c'è? Ok, io prendo la decisione. Quello è avere velocità. Quello è essere veloci. E cosa dice fratello Vittor la frase? La direzione è più importante della velocità. Molti vanno velocemente da nessuna parte. Molti vanno velocemente da nessuna parte. Quanti si ricordano il viaggio del popolo di Israele in Egitto, dall'Egitto alla terra promessa? Infatti era un viaggio corto, lo dice la scrittura. Solo che la fretta di ottenere tante cose non li ha portati da nessuna parte, perché hanno vagato per 40 anni. Era più importante la direzione che il tempo con la quale arrivare e ottenere le cose. E Dio le dava tutto. Io ti dico nel nome di Gesù che il Signore ti dice oggi, rallenta. Io ti ho invitato a casa mia per sederti comodamente e mangiare. Già abbiamo una vita frenetica, fratelli.
andiamo al lavoro, la pausa pranzo è corta, dobbiamo mangiarci un panino veloce, arriviamo a casa, ci... ferma, rallentiamo, alleluia, rallentiamo, fratelli, perché la velocità non ti porta da nessuna parte. E tutti ne siamo testimoni, perché tutti abbiamo fallito con questo. Signore, dammi, il Signore non ti dà la risposta che vuoi, tu non arriva nel tuo tempo e tu fai quello che vuoi. Dopo passa il tempo, passano gli anni, e dove sei? Dove eri 5, 6, 7, 8, 9 anni fa, la settimana fa? È meglio la direzione che Dio ti ha dato, perché nel suo tempo tu arriverai alla fine. Questo è certo, perché Dio non si sbaglia. Amen? E la direzione di Dio è la direzione giusta. Amen? Amen, chiesa? Amen. Amen. Prima di Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Amen? Ditemi un amen quando lo avete. Prima di Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Se in questo momento sta arrivando la distrazione nella tua vita, riprendila nel nome di Gesù. Amen. E sempre mi colpisce, ricordando la scrittura, che quando la scrittura veniva letta, tutti stavano attenti. Ed erano veramente tanti, dice la scrittura, uomini, donne e bambini. Amen. Dobbiamo insegnare ai nostri bambini ad avere attenzione. E se i nostri bambini possono essere una fonte di distrazione per noi, fratelli, a casa si lavora insegnandole l'attenzione alla parola di Dio. Amen. Prima di Corinzi, capitolo 2, versetto 14, dice la scrittura, amen, alleluia, or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché dice la scrittura, sono follia. Amen. Vuol dire che non si capisce che decisioni sta prendendo, perché si fa questo così, perché questo è una pazzia. Amen. Ma cosa dice la scrittura? E non le può conoscere. Attenzione a questa frase: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere. Amen. Poiché si giudicano in che modo? Spiritualmente. Questo verso è la spiegazione perfetta per rappresentare un freno alla tua vita. E il Signore dice: rallenta, perché non riceverai nulla e non potrai capire nulla. Perché? Perché umanamente non puoi capire e conoscere cosa Dio sta facendo nella tua vita. Amen. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. La parola è stata letta, Signore, ora ministraci. Signore, aiutaci, Signore, a compiere il motivo della tua parola, Signore. Se questa parola sta arrivando alla vita di ognuno di noi, è perché tu hai un proposito per ognuno di noi. La tua parola è una parola, Signore, che viene dallo Spirito, Signore. Grazie per come l'ho ricevuta. Ora aiutami, Signore, a predicarla, Signore, non secondo la mia mente, non secondo la mia volontà, ma secondo la guida del tuo Spirito Santo, secondo la tua volontà, Signore, affinché sia una parola parlata, una parola rema, Signore, che ministrerà in modo giusto ogni cuore che la sta ascoltando, nel nome di Gesù. Padre, grazie per quello che tu farai, nel nome di Gesù. La tua chiesa qui in Milano ti dice amen. Gloria al nome di Gesù. Diamo un applauso al Signore e facciamo tempo di nostro. Fratelli, assimilare la parola di Dio non è difficile. Potete sedervi. Imparare la parola di Dio non è difficile, ma è difficile applicarla alla nostra vita se stiamo vivendo una vita nella carne. Amen. È brutto quando ci troviamo a lavorare con persone, amen, che non vogliono ascoltare nulla. Chi ha lavorato con persone che non vogliono ascoltare nulla? Amen.
persone dove tu sei in un posto di lavoro, voglio farmi capire questo, con questo cliente, con questa persona da anni, e io penso che non c'è nessuna persona meglio di te che possa sapere come fare il lavoro al meglio ma anche nel minor tempo. Amen. Tu sai i segreti, come fare questo, questo, le ordini per fare le cose. E arriva una persona che deve imparare a lavorare con te. La prima cosa che va a capitare è che questa persona non vuole ascoltare i tuoi consigli. E ci sono persone che sanno come fare il lavoro, ma non vogliono sapere come tu lo stai facendo fino a quel momento. Amen. In questa settimana ho avuto questa lotta, ritornando a un posto di lavoro dove sono stato per un anno e mezzo l'anno scorso, per credo 10-20 giorni, per il tempo che il Signore permetterà, mi hanno chiesto di tornare ad aiutare e sono tornato. Nel ritornare mi diceva il Signore: Signore, io torno come se tutto ricomincia da zero. Conosco il lavoro, so qual è, ma io voglio ricominciare da zero. Perché? Perché ci sono persone lì, prima di me, che hanno imparato un procedimento nuovo di come fare le cose. E può essere un procedimento meglio del mio e io voglio imparare. Queste sono state forse le prime 4 ore, 5 ore. Appena arrivo al lavoro, ascolto, guardo questi ragazzi, le dico di insegnarmi, di fare tutto, non dico niente di tutto il lavoro, non dico la mia esperienza di un anno e mezzo lì e non dico neanche come noi facevamo le cose, perché io volevo imparare un modo nuovo di fare le cose. È lo stesso lavoro. Dopo credo 20 minuti, 30 minuti era un caos. Tutti cercavano di andare il velocemente possibile per fare il lavoro il più in fretta possibile. E si presenta un piccolo problema. Io rimango in silenzio perché lui ha detto: Signore, voglio imparare. In quel preciso momento un responsabile mi chiama a parte e mi dice: abbiamo un problema. E io dico: mi dica, questo è il problema. Visto che tu hai un'esperienza passata e conosciamo chi tu sei, per favore aiutaci. Quello è Dio lavorando nella vita delle persone. Fratelli, arriva ovviamente che devo prendere l'informazione, prendere quello che mi hanno detto e metterlo in pratica. Le dico: Signore, questa è veramente la tua volontà, che anziché io ricominciare da capo, continuo avanti col lavoro che devo fare. È stato impossibile, perché la persona che era al mio fianco continuamente la faceva a testa sua. E tutti le davano un consiglio, gente che lì da 10, 15, 20 anni le dava un consiglio, e secondo lui questo consiglio non era giusto, perché lui ha sempre lavorato diversamente. E fino al giorno di venerdì ha fatto le cose a modo suo, andando veloce e non concludendo nulla, con 10 milioni di problemi, dovendo ritornare a rifare le cose. Cosa dice fratello Vito la frase? La direzione è più importante della velocità. Molti vanno velocemente da nessuna parte. Molti vanno velocemente da nessuna parte. Non hanno pazienza nel Signore. E quando non abbiamo pazienza nel Signore è perché non stiamo capendo il piano di Dio, perché lo stiamo ragionando, stiamo usando la nostra mente per capire cosa Dio vuole fare, e dopo che abbiamo capito cosa Dio vuole fare, io posso lavorare per il Signore, perché mi è chiaro cosa Dio vuole fare. Dio non ti dice come Lui lavorerà nella tua vita, Lui ti dice che la tua vita cambierà se tu credi ed ubbidisci in Lui. Dio le disse a Mosè: porta fuori il popolo, il resto è un problema mio. Cosa fece Mosè? Trovò le scuse davanti a Dio per non fare il suo lavoro. Una mente che ragiona ogni cosa. Amen. Quindi, fratelli, lo sviluppo della tua vita dipende da una serie di decisioni che tu prendi giornaliere. Quello che tu deciderai in questo momento, quello che la tua mente sta pensando in questo momento, è il frutto di quello che sarà la tua giornata, perché domani non sappiamo se è una realtà, ma è il frutto della tua giornata, e andrà a cadere un qualcosa in base alle tue decisioni. Perché? Perché la parola è la direzione per la tua vita, e quello che tu scegli è
camminare nella direzione del tempo di Dio o fare la testa tua quando esci di qua andando velocemente come tutto il mondo fa. Mi è capitato una volta di stare fermo alla stazione e una persona mi passa davanti talmente veloce, di fretta, la chiamo per nome e neanche mi ha sentito. La gente va troppo veloce, non ha tempo di fermarsi, amen? Quindi domani, se una realtà è il risultato della qualità delle scelte che tu farai oggi, dopo aver ascoltato la parola di Dio. Domani, se una realtà è la qualità delle tue scelte, dopo aver letto la parola di Dio, dopo aver pregato, dopo aver parlato con Dio, in base a come tu parli con tuo padre, in base a tu come leggi la sua scrittura, la sua direzione per te domani, la tua giornata avrà un percorso. Amen? Amen. Non essere precipitoso a prendere decisioni. Perché dice la scrittura, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono una pazzia. Se tutto è il nostro pensiero, tu non comprenderai cosa sta succedendo in chiesa, nella tua vita, non lo puoi comprendere. Perché lo stai pensando con la mente umana. La mente umana è una mente ridotta, limitata. Ma la mente in Cristo Gesù è una mente aperta. Vi ricordate che vi ho parlato di un esperimento, no? Dove hanno analizzato due persone, una persona che crede in Cristo Gesù che parla in altre lingue e una persona che non crede in Gesù e non parla in altre lingue. E quando hanno attaccato tutti questi sensori al cervello, alla testa, quando parlava la persona, in base alle domande, alle risposte, al discorso, si attivava una parte del cervello. Quando invece pregava in lingue, il cristiano dice che tutto il cervello era in funzione, perché Dio ha il controllo della tua mente e Dio mette in funzione tutto quello che serve per te per comprendere la scrittura che è la direzione per la tua vita. Quindi umanamente è stato anche sperimentato che è impossibile comprendere le cose di Dio. È necessario la guida dello Spirito Santo. Amen. È necessario la guida del nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Amen. Per questo il libro di Romani nel capitolo 8 ci insegna un qualcosa di formidabile. Dice la scrittura, amen, per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio. Amen. Sapete cosa significa la mente controllata? Amen. Ho cercato questa definizione e dice che è ciò che si ha nella propria mente. Vuol dire ciò che è nel proprio cuore. Amen. La mente controllata dalla carne significa anche la propria opinione. Pensare e giudicare. Pensare non è male, ma è male quando si giudica. Amen. Significa il proprio interesse e il proprio vantaggio. Quindi la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio. È impossibile che c'era Dio. È impossibile. Amen. Parola di Dio. Perché dice che non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Amen. Dice ancora la scrittura, andando avanti, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se pur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a che? A causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. Dobbiamo morire ai desideri di questa carne. E i desideri di questa carne vanno a controllare la tua mente, perché tutto comincia dai tuoi pensieri. Non sono le azioni che ti portano a peccare, sono i pensieri che tu hai nella tua mente che ti portano a peccare. Amen. Non è l'atto di commettere, non è l'azione dell'adulterio
della fornicazione, eccetera, eccetera, è già nel pensiero che tu andrai a fare quella cosa che è già peccato davanti a Dio. Il resto è il risultato della tua mente. Perché la mente è controllata da che cosa? Abbiamo detto, dalle tue opinioni, dal tuo modo di pensare e giudicare, dal tuo proprio interesse e da ciò che ti fa vantaggio. L'uomo vuole avere le proprie necessità, vuole ottenere ciò che lui vuole e non riceve le cose di Dio perché non le piacciono. Però fratelli, quando impariamo a ricevere le cose che non ci piacciono, tu vedrai il guadagno delle cose che non ti piacciono e ti comincerà a piacere talmente tanto che non desideri più la carne. Amen. Decisioni secondo i tuoi ragionamenti ti allontaneranno da Dio. Sapete come si può esprimere questo? Immaginate, avete mai visto, per esempio, quando lanciano un missile per attaccare un altro stato? Qualcuno ha mai visto in TV come lanciano i missili, come si lanciano? Fratelli, lanciare un missile non è tanto facile. Non basta avere un lanciamissili. Ma voi sapete che dietro questo c'è uno studio di un sacco di persone come raggiungere l'obiettivo? E possono lanciare un missile dall'Italia che arrivi fino in Inghilterra. Come fanno a colpire il centro perfetto al millimetro a una grande distanza? Ve lo siete mai chiesto? Perché questa gente non sbaglia, colpisce, siamo arrivati a un punto dove lo colpiscono precisamente. Ci sono un sacco di persone che incominciano a calcolare tutto, velocità, traiettoria, tutta una serie di fattori affinché quando il missile viene schiacciato un bottoncino, questo parte e la traiettoria è perfetta per arrivare al centro. Sapete qual è il problema? Immaginate che questo missile deve fare 10.000 km, ok? Un inizio e una fine. La direzione, ok? Non è importante la velocità con la quale deve arrivare all'inizio e alla fine, è importante la traiettoria per arrivare alla fine. Sapete perché? Perché se sbagliano di un solo millimetro, quanto è un millimetro? E niente! Sapete di quanti chilometri possono sbagliare l'obiettivo? Non di metri, di chilometri. Perché nell'arco del tempo la traiettoria, anziché fare così, si allunga sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, si allontana dall'obiettivo. Sapete cosa significa questo nella vita di un cristiano? Che se tu sbagli una tua decisione di un solo millimetro, è solo questione di tempo, piano, 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 che ti allontani dalla salvezza. Stai allontanando da Dio. Ma che fa? Ma dai, solo per una volta, ma lascia stare, pastore, tu non capisci. Lascia che faccia quello. È solo una volta, un millimetro. Passano 2, 3, 4 giorni, un altro millimetro, dopo arriva il problema. Sei andato fuori dal centro. Qualcuno ha mai tirato con l'arco? O le freccette? Avete mai giocato con le freccette? È lo stesso principio. Se tu sbagli di un millimetro, sto parlando di un millimetro, la tua traiettoria va fuori dall'obiettivo. Le decisioni sono uguali. Se tu oggi ascolti la parola di Dio e decidi solo di disubbidire a una piccola cosa, tu stai causando un grande problema alla tua salvezza. Perché quella piccola cosa è oggi. Domani sarà un'altra piccola cosa. E non è che il missile durante la traiettoria, sbagliato, si riavvizza. No, lui continua perché c'è tutta una serie di calcoli. E man mano che i calcoli si sbagliano, lui si deve adattare perché il calcolo va avanti. Così è il piano di Dio, fratelli. Dio ha un piano, un inizio e una fine. Lui non ti dice devi correre, lui ti dice devi solo perseverare e fare come io ti dico, perché io so quanto tempo ci vuole per arrivare alla fine, perché noi non sappiamo quando il Signore tornerà. Il Signore solo dice cammina nella retta via, basta, non ti sviare né a destra e né a sinistra, dice la scrittura. Dice ancora non prendere la lata e guardare indietro. Guarda che ti ha detto il Signore, è facile? No, il missile incontra perturbazioni, incontrerà il cattivo tempo. Loro non sanno cosa, però sanno che tutti i calcoli che hanno fatto lo porterà al centro del centro del centro. Dio sa che il fratello Vittorio, il fratello Uli, tutti quanti noi avremmo difficoltà.
E voi pensate che Dio non ha calcolato tutte le difficoltà del tuo camminare? Certo che sì, le sa uno per uno prima che ancora ti accada. Per questo la parola di Dio previene. Per questo la parola di Dio è importante camminare nello spirito, perché con la carne non puoi essere avvisato di quello che succederà. Solo la carne dice: voglio fare quello che desidero io. Amen. Gloria al nome, che vuol dire gloria al nome di Gesù. Amen. Un piccolo millimetro può portarti lontano dal centro. Amen. Ti può portare lontano dalla parola di Dio. E un piccolo millimetro è disubbidienza. Dio non fa, non ha misura di disubbidienza. Amen. E non ha neanche misura di quanto sei stato buono fino al momento della disubbidienza. Ho fatto un sacco di cose buone, Dio questo ci passerà sopra. Dio non passa sopra la disubbidienza, perché sa che è un millimetro aggiunto alla traiettoria, al percorso. Amen. Alleluia. È come pensare, no? Come vi dicevo prima, per far partire un missile e mandarlo al centro del centro dell'obiettivo, c'è un sacco di gente che lavora lì. Ingegneri di matematica, ingegneri di questo. La Chiesa è uguale, nel corpo di Cristo siamo una solamente. E ognuno ha capacità diverse, usate in modo diverso di Dio, per compiere il suo piano perfetto. Quindi è impossibile che, beh, impossibile no, ma non si può accettare che nella Chiesa di Cristo ci sia uno che va a destra o uno che va a sinistra e di pensare di arrivare a un obiettivo. Non si arriverà mai a un obiettivo del Signore. Ma questo è il lavoro di Vitto, e Vitto non lo fa perché lo devo fare io, il lavoro del pastore ci deve pensare lui, perché non lo fai anche tu, perché tu sei parte di questo calcolo per arrivare all'obiettivo. Per questo è importante congregarsi sempre, aiutarsi gli uni agli altri, pregare gli uni per gli altri, perché insieme facciamo questo calcolo perfetto. Amen? Quindi la domanda, detto questo, è: dopo quella situazione che mi è accaduto, sono le tue decisioni. Quello che il Signore ha messo da bocca a mia moglie, che ha detto mia moglie, è per dire: che decisioni stai prendendo? Dopo tutti questi giorni di queste decisioni, ti ha portato un risultato? È cambiato qualcosa? No, piccolini millimetri sbagliati. Amen? Piccoli millimetri sbagliati. Come sono state le tue decisioni in tutti questi anni? Amen? E quali sono i risultati? Ognuno di noi può dare la propria risposta. Quali sono i tuoi risultati? E come oggi stanno influenzando la tua vita? È cambiata la tua vita o rimane sempre quella prima? O con più problemi? O sempre di problema in problema? Piccole decisioni influeranno la tua vita. Amen, fratelli? Alleluia. Perché è importante capire uno, che dobbiamo camminare nella perfetta volontà di Dio; due, come un missile abbiamo un centro, un obiettivo da raggiungere. Da soli non ce la faremo, è impossibile raggiungere la salvezza da soli, altrimenti che vada alla croce di Cristo, come ha detto la sorella Patti giustamente. Ma molte volte ci abituiamo al peso della croce. Ma la scrittura dice: prendi ogni giorno la tua croce, per non dimenticarti il peso del sacrificio di Cristo. Ma se ogni giorno cominciamo a prendere decisioni a testa nostra, stiamo dimenticando il peso della croce. Amen? Gloria al nome di Gesù. Com'è la tua vita oggi, in base alle decisioni che hai preso? Com'è la tua vita? Qual è il risultato? Amen? A volte Dio apre delle porte, fratelli, che sono meravigliose. Amen? E a volte le stesse porte possono essere opera di Satana per attrarti. Come posso sapere qual è la porta giusta, se una porta è giusta o no? La mente controllata dallo Spirito. Perché sono decisioni che vengono da Dio. E sapete una cosa? Più impari il discernimento, e più ti sarà naturale capire quando una cosa viene da Dio e non ha ragione, perché nello spirito senti che viene da Dio e la fai senza con dubbio. E quando arriva il dubbio, che ti devi preoccupare,
ma io non so come discernere. Per imparare a discernere devi imparare ad ascoltare la voce di Dio e prendere decisioni. Dio ti insegnerà questa è sbagliata, questa è giusta. Allora tu impari ad ascoltare la voce di Dio. Non si può insegnare il discernimento se non lo pratichi il discernimento. Quindi devi ascoltare e mettere in pratica quello che ascolti. Molte volte non è la voce di Dio, ma fino a quando tu ti sintonizzi nella direzione giusta e tu ti renderai conto che sai ascoltare la voce di Dio e sai quando una voce non è di Dio. Anche se arriva da una persona che conosce Dio, tu sai se te la sta parlando nello spirito o nella carne, perché la mente controllata della carne, abbiamo detto che la propria opinione, il proprio modo di pensare e giudicare il proprio interesse e il proprio vantaggio. Ci sono persone che sempre fanno le cose anche in chiesa per il proprio vantaggio, mente controllata dalla carne. Amen? Ma Satana può aprirti una porta attrattiva. Amen? Ogni giorno ti fa vedere un'attrazione, tu la prendi, la mordi, piccoli millimetri. Amen? Abbiamo un esempio molto importante, ma è anche importante, fratelli, questo sì che il Signore vi ha messo nel cuore, fratelli. Piccole decisioni sbagliate, piccoli ragionamenti propri e rifiutare la parola di Dio e i suoi principi. Fratelli, noi sappiamo tante cose, sappiamo che esiste una sola via, amen, a parte lo sanno, amen. Che esiste un solo cammino, un solo battesimo e una sola fede, amen. Amen. Esiste, sappiamo che esiste un solo modo di essere salvati che è nel nome di Gesù Cristo, per ravvedimento, dice la scrittura. Quindi è una dottrina, sono insegnamenti, sono principi, è una direzione per la salvezza, non si può cambiare. Se tu hai imparato una cosa del Signore che è giusta, non dire è solo questo, è solo per una volta. No, è un errore grande davanti a Dio. Amen. E non pensare che solo perché predicano il nome di Gesù siamo tutti uguali. No. Esamina la vita di quelle persone, perché se non camminano nello Spirito c'è un problema. Amen. Noi crediamo nella copertura, nel velo, ma è solo il velo, no? Il velo è importantissimo, è autorità, obbedienza e sottomissione. Vuol dire la mente controllata da Cristo. È solo velo, metodo, è un grande problema, fratello, per ciò che noi crediamo. Alleluia. Prima di Corinzi, fratello Vittor, se mi puoi aiutare, a me un libro, prima di Corinzi, capitolo 14, versetto 33, questo verso l'abbiamo condiviso il venerdì sera a casa della famiglia Naia e veramente rendiamo grazie a Dio perché ha parlato molto alle nostre vite. Prima di Corinzi, capitolo 14, versetto 33, fratello Vitto, come dice la scrittura, voce veranda. Amen. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. In tutte le chiese dei santi. Dice la scrittura che è un Dio di pace. Quando noi prendiamo decisioni secondo noi, secondo la nostra mente, è solo questione di tempo che hai ansia, preoccupazioni, eccetera, eccetera. Vuol dire mancanza della pace di Cristo. Perché un uomo, una donna, un cristiano che sta camminando nella giusta direzione, al giusto passo di Dio, non importa cosa succede, alla pace di Cristo. Amen? Amen. Non è un Dio di confusione. Qual è il contrario di confusione, condividevamo il venerdì? Il contrario di confusione è luce. Perché dove c'è la luce, si capisce ogni cosa. E Cristo è la luce. Amen? Ho detto, libro di Proverbi, capitolo 3, versetto 5. Amen. Amen. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Amen. Confida nell'Eterno con che cosa? Con tutto il tuo cuore. Non appoggiarti al tuo sentire. Non appoggiarti al tuo ragionamento. Non appoggiarti a ciò che tu pensi che sia giusto. Amen. Amen. Perché?
perché quando parla di cuore sta parlando della mente. Amen. E ragionare tutto e non avere discernimento. Amen, fratelli? Quindi attenzione alle proposte attrattive. Amen. O attenzione a dire se tutto va bene è la volontà di Dio. Non è la volontà di Dio. Amen. Non dobbiamo provare le cose per vedere se viene da Dio, dobbiamo ascoltare la voce di Dio per sapere quali sono le cose buone e accettevoli, dice la Scrittura. Amen. Una mente naturale si oppone a tutto ciò che è fede. Cos'è la fede? Certezze che non si vedono, dimostrazione di cose che si sperano. Una mente che ragiona tutto è una mente che non ha fede. Fare passi di fede e chiudere gli occhi e dire: Signore, guidami. Amen. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. L'istinto naturale, ho scritto, diventa contrario alla volontà di Dio. Il Signore ti dice di fare una cosa e tu ne fai un'altra. Il pastore ti dice: non fare questo viaggio. E naturalmente la mente naturale dice: fai questo viaggio. Non prendere questo lavoro, e naturalmente tu prendi questo lavoro. Non fare questo, e naturalmente tu lo fai. Qual è il risultato? Millimetro, millimetro, millimetro. Dopo non te la prendere con Dio, con chi ti ha dato il consiglio, perché il consiglio diceva la traiettoria si sposterà, perché questa traiettoria è già stata calcolata da tempo per la tua vita. Dice la Scrittura che Lui conosce ogni cosa prima ancora che tu nascessi. Tu non la conosci, io non la conosco, nessuno la conosce, ma Dio te la può insegnare ogni giorno, perché la parola è lampada che illumina la direzione che tu devi seguire ogni giorno. Altrimenti qual è? Scegli tu il tuo percorso giornaliero. Problemi, problemi, problemi. Fratelli, c'è un uomo nella Scrittura che può insegnarci tutto quello che ho detto fino ad ora. E questo uomo è Giona. Chi si ricorda la storia di Giona? Amen. Il Signore le disse: ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona. La parola dell'Eterno come è rivolta alla tua vita? Predicazioni, insegnamenti, eccetera, eccetera, la tua lettura personale, la tua preghiera personale. E le disse: levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei. Cosa vuol dire predicare la parola di Dio? Non posso parlare duramente a mia moglie la parola di Dio, perché gli fa male. Aha. Tu stai spostando la tua traiettoria e la sua traiettoria. Ma è mio figlio, ma lei non può capire, è mio figlio, preferisci che sia così? La traiettoria si sta spostando. Un millimetro, ricordatevi, cambia di chilometri. Amen? Perché la loro malvagità è salita davanti a me. Allora arriva la mente controllata dalla carne. Ma Giona si levò per fuggire. Arriva il consiglio, e scappi dal consiglio di Dio. Non mi piace questo consiglio, non è quello che volevo ascoltare. Me ne vado. Ok? Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsia. Pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare contro loro a Tarsia, lontano dalla presenza di Dio. Avete visto una decisione? Cosa ha fatto? L'ha allontanato. Qual è la causa? La disobbedienza. Ma l'Eterno scatenò un forte vento sul mare, si levò una grande tempesta, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. Il problema era di Giona, ma il problema stava diventando per tutti quelli che erano alla barca. Pochi innocenti, che colpa ne hanno? La colpa è tua. Il Signore ti renderà conto di ogni anima che mette intorno al tuo cammino quando saremo lassù. E le tue decisioni compromettono un sacco di gente. La tua testimonianza compromette un sacco di gente. Amen? Perché? Perché se gente si trova con te mentre la nave ha un problema, quella gente sulla nave non può scendere dalla nave, fratelli. E se Dio odia la disobbedienza, fratelli, che deve fare per fermarti?
deve causare qualcosa. Ma l'Eterno scatenò fortemente, dice: fratelli, non è tempo di leggerlo tutto per andare avanti. Voi sapete che Giona fu interrogato e che fecero? Lo buttarono. Hai perso la salvezza. O stai perdendo la salvezza con le tue proprie mani. Perché la gente ti dice: questo non è il tuo posto. Perché se non desideri ricevere salvezza, se non desideri una correzione, una guida, un consiglio, che ti serve ascoltare? Però Dio è un Dio misericordioso. Dio è un Dio che ti ama e non ti lascerà andare fino alla fine. Amen. Dio non ti lascerà andare fino alla fine, perché ti ama talmente tanto che vuole che tu arrivi alla salvezza. E per quanto possa essere un asino, a Dio non interessa. Dio è lì dicendo che io ho un piano per te. Dio le ha causato questo grande pesce. E la scrittura cosa dice? Quanti giorni siete dentro il pesce? 3 giorni e 3 notti. Fratelli, è la similitudine di Cristo, rappresentando Cristo sulla croce. Le stava dicendo a Giona, che dice a te oggi, che non importa se hai disubbidito, hai fatto la tua traiettoria. Ora c'è una cosa importante: devi morire, essere sepolto e resuscitare. Il battesimo nel nome di Gesù Cristo, il ravvedimento, la salvezza. Dio le aveva dato il piano perfetto della salvezza a Giona, e ancora il piano perfetto non era compiuto per noi, perché Cristo ancora non si era manifestato. Ma guardate che Dio sempre ti dà la direzione giusta. Amen. Voi potete leggere l'Antico Testamento e vedrete l'ombra di Cristo. Vedete già il piano di salvezza dell'Antico Testamento, perché Dio non è un Dio di confusione. Amen. Le stava già, per mezzo di Giona, ci stava già insegnando la salvezza. È importante non ragionare, perché con il tuo ragionamento non ti salverai. Amen. E con il tuo ragionamento porterai alla morte un sacco di gente. Cosa ha fatto Giona nel capitolo 3? Lo potete leggere? Alla fine Giona ha fatto quello che diceva Dio. Alla fine tu farai quello che dice Dio, perché starai soffrendo talmente tanto che ti senti morire, che non sai più cosa fare, che sei obbligato a tornare a Dio. Perché soffrire? Perché patire quello che stai patendo e non stare con Dio dove non soffriremo così? Dice che Lui sa che passeremo delle persecuzioni, ma Lui sa che le nostre sofferenze non saranno più grandi di quello che non possiamo sopportare. Io voglio stare con Dio nella giusta direzione. Io voglio andare al suo passo. Amen? È come dire, il pastore dice: andiamo al nord e tutti vanno a sud. Amen? Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Gloria al nome di Gesù, fratelli. Fratelli, andando alla fine, non compromettere la verità. Non compromettere la salvezza per delle sciocchezze, fratelli. Dio che noi sappiamo già sa di che cosa abbiamo bisogno. Perché cercare più di quello che noi abbiamo bisogno? E sapete che cercare di più ti porta in molti? E molte volte Dio non ci dà quello che noi vogliamo, perché già vede che può diventare un orgoglio nel tuo cuore. Però sapete anche che quando Dio vede che il tuo cuore è ben predisposto, sei nella giusta direzione, camminando al suo passo, Lui ti dà più di quello che tu hai chiesto. Perché sa che il tuo cuore sta a posto. Perché sa che il tuo cuore è conforme a Dio. Che il tuo cuore è conforme a servirlo, e non potrai inorgoglirti per le ricchezze di questo mondo. E Lui ti dà più di quanto tu hai chiesto. Perché non ricevete? Perché pregate male. Perché stai pregando con la tua mente, stai pregando le tue necessità, stai pregando i tuoi bisogni. Quando il Signore ci ha insegnato un modo di pregare, pregate prima per chi ha bisogno. Padre nostro, che sei nei cieli, cosa dice la scrittura? Sia santificato il tuo nome. Le stai dando gloria e onore al Signore. Sia fatta la tua volontà. Amen. Dopo tutto questo che tu stai parlando con Lui, esaltando chi Lui è, se Lui ti dà permesso, allora arriva la tua parte: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E che significa? Dammi la parola per camminare nella giusta direzione oggi. Sia fatta la tua volontà. Fratelli, non è facile, amen, alleluia, trovare il cammino del Signore.
La difficoltà è mantenersi nella giusta direzione. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non torna di me. Dice che la Scrittura che per entrare nel regno dei cieli devi rinascere di acqua e spirito, una sola direzione. Amen. E dice la Scrittura c'è un solo nome per la quale possiamo avere salvezza, parlando dell'unica salvezza. E dice la Scrittura in Atti 4 che l'unico nome è Gesù Cristo. Per questo il Signore ci ha dato un piano di salvezza. Ravvedetevi e battezzatevi nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E cosa dice la Scrittura? Riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché sa che senza lo Spirito Santo la nostra mente è guida ogni cosa. Ma quando una mente è controllata dallo Spirito, stiamo facendo la sua volontà. Non possiamo alzarci in piedi nel nome di Gesù. Lo Spirito Santo è importante per un cristiano. E molte volte pensiamo di aver ricevuto la promessa di Dio e siamo a posto, come ha detto giustamente la seconda parte. Infatti, essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, ricevere lo Spirito Santo, è solo l'inizio del cammino in Cristo Gesù. Ma dopo il Signore ti chiede un cammino di obbedienza. Dice la Scrittura, è meglio l'obbedienza che il sacrificio. E l'obbedienza è una vita in santità, separati da questo mondo, facendo la volontà di Dio. Perché Dio dona lo Spirito Santo? Perché sa che la carne tenderà sempre a peccare. E la mente, i desideri della mente, come abbiamo letto, tenderanno sempre, i desideri della carne, i ragionamenti, tenderanno sempre a portarli a sbagliare davanti a Dio. Se tu pensi che con le tue proprie idee, con le tue proprie forze, con i tuoi buoni ragionamenti, puoi raggiungere buoni obiettivi, stai sbagliando il tuo modo di pensare. L'uomo naturale non riesce, non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia. Tutti quanti noi abbiamo avuto un processo dove ragionavamo tutto e non capivamo le decisioni, non capivamo il piano che ci stava presentando, era una pazzia. E dice la Scrittura che la predicazione è una follia per questo mondo, perché non la può comprendere. Solo lo Spirito di Dio ti può aiutare ad essere ubbidiente, perché la natura umana è disubbidire a Dio. Perché lo sappiamo? Perché dopo Adamo ed Eva è entrata la disobbedienza e il peccato, e da quel momento in avanti non c'è stato un uomo davanti a Dio che non ha disobbedito. Sono veramente pochi quegli uomini che hanno detto che erano uomini integri davanti a Lui, e qualcuno ha anche fallito. Ci sono molti re che hanno cominciato integramente, ma quando è entrato l'orgoglio e il ragionamento hanno fallito. Fratelli, la Scrittura è infallibile. La Scrittura non è un libro scritto, tradotto da uomini. Questo è quello che ho ascoltato ultimamente. È solo un libro, no, no. La Scrittura è parola di vita. Prova la Scrittura, prova il tuo Dio e vedi se Lui non ti farà rimanere nella direzione giusta. Perché dovrebbe portarti fuori strada? Perché un GPS dovrebbe portarti fuori strada? Aver portato un GPS fuori strada a qualcuno? Solo un caso. Non fare aggiornamento, allora non riconosce più le strade, e il tuo aggiornamento è domani mattina. Quello che tu farai e ciò che tu deciderai uscendo da questa porta, e ciò che tu deciderai in questo momento venendo alla presenza del Signore, solo tu puoi cambiare tutto. Non compromettere la verità, amen, con dei ragionamenti naturali che possono soddisfare la carne. Dice il Signore, sii santo, perché io sono santo. Non essere simile a nessuno, ma sii simile al nostro Signore Gesù Cristo. Io credo che il Signore ti sta portando una grande decisione. So che è difficile, perché la carne lotta con le cose di Dio. Il Signore ti dice, questo è il tempo. La tua carne dice, ho tempo. Questo è il tempo.
nella tua carne dici, ho tempo, devo fare questo, devo sistemare questo, devo, tu non puoi sistemare niente nella tua vita, fratello e sorella. E più cerchi di sistemare le cose, e più non si sistemeranno, perché Dio vuole che sistemi la tua vita davanti a Lui. Basta il peccato, basta la disobbedienza, basta correre. Fratello Vito, possiamo leggere l'ultima volta questa frase nel nome di Gesù? La direzione è più importante della velocità. Molti vanno velocemente da nessuna parte. Molti vanno velocemente da nessuna parte. Vogliono tutto subito da nessuna parte. Però quando Dio ti chiede le cose subito, qual è la tua risposta? Dio ti benedica.